Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con TG Bergamo Primo Piano. Questa sera parliamo di Lilliput, uno degli eventi più attesi dai più piccini, ma non solo. E lo facciamo in compagnia del direttore artistico della manifestazione, Oreste Castagna. Buonasera, buonasera Oreste. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, e insieme buonasera. Anche al responsabile della manifestazione, appunto, Mauro Baio. Buonasera anche a lei. Grazie. Allora Oreste, torna Lilliput, torna. Appunto... Torna. Uno degli eventi più attesi nel ricco calendario Promoberg. Dopo 10 anni Lilliput esiste ancora, è una manifestazione bellissima, venite, anzi se puoi avvicinare la camera, venite a Lilliput, non potete non venire, sono cose meravigliose. 10 anni di attività, 10 anni di successi, le persone pagano emozionalmente questo fatto di poter venire a Lilliput, di godere di stare con i bambini, stare la famiglia, stare insieme. E quest'anno c'è un calendario ricco, non solo un po' spettacolare, ma soprattutto sociale. Ci piace dare questa coniugazione. Magari ne parliamo dopo. Mauro, a te chiedo, quali sono i numeri di Lilliput ovviamente nella scorsa edizione e quali sono invece gli obiettivi di quest'anno? Ma intanto ti do un dato che è oggettivo. In 9 anni di Lilliput abbiamo portato in fiera più di 200.000 bambini. È risultato importante per una fiera che è totalmente una fiera no profit. Noi lavoriamo sulla cultura, lavoriamo sugli operatori culturali e creiamo indotto alla cultura. Questo è l'obiettivo che abbiamo sempre perseguito, a fatica, ma siamo andati sempre in questa direzione senza farci contaminare, comunque andando sempre in quella direzione. I numeri, diciamo che l'anno scorso abbiamo ospitato 42.000 persone, sono circa la metà bambini, quindi parliamo di oltre 20.000 bambini ogni anno a Lilliput. Numeri importanti che però rendono giustizia alla tipologia dell'evento. Evento fatto da operatori culturali, non fatto da noi, fatto da persone che portano la loro esperienza, la loro opera all'interno di un palinsesto ricco, grande, in 2 padiglioni della fiera, praticamente tutta la fiera è occupata e all'interno troviamo laboratori, attività, tutto a misura di bambino. Il nostro obiettivo è il bambino. Proprio questa mattina è stata presentata la manifestazione e il segretario generale Trigona ha sottolineato 10 anni di Lilliput, una crescita che accompagna il bambino, perché i bambini di 10 anni fa appunto avevano 9-10 anni, ora ne hanno 20, anche una crescita quindi proprio del bambino. Sì, anche una crescita anche dal punto di vista di chi espone, di chi propone, il gioco, l'attività, la didattica stessa è cambiata molto. Anche soltanto le nuove tecnologie hanno portato grandissime innovazioni all'interno della didattica stessa, quindi è ovvio che i bambini sono cresciuti, ma credo anche noi abbiamo fatto esperienze totalmente diverse e profondamente diverse in 10 anni, seppur il tema è sempre quello. Quindi diciamo che anche per noi è una manifestazione che ci consente di avere un continuo rinnovamento, un continuo contatto con le attività culturali. Il mondo della scuola deve essere coccolato in questo senso. Noi abbiamo come obiettivo anche la scuola. Senza la scuola Lilliput non esiste. Senza la famiglia, senza il bambino Lilliput non esiste. Questo è un po' il principio. Oreste, cosa si potrà appunto vedere in Lilliput quest'anno? Beh, intanto se posso dire c'è sempre questo contatto con il Museo della Scienza di Napoli. Tutti sapete cosa è successo. Certo. Sono andato distrutto per un incendio che è doloso a tutti gli effetti, perciò Lilliput è sempre legata a questi amici di Napoli, proporrà non solo di ospitarli ma una sottoscrizione che mi sembra dovuto. Cosa c'è? Giovedì iniziamo con un grande ingresso di Cartolandia, che sarà la grande apertura di Lilliput. Ci saranno sempre delle visite che noi facciamo con i nostri amici attori della Melevisione o di Rai Yo-Yo agli ospedali, questo è un dato importante, andiamo a trovare i bambini in corsia perché hanno bisogno ancora di essere coccolati. Dopodiché venerdì abbiamo subito uno spettacolo mio e di Danilo Bertazzi in arte Tonio Cartone, che sicuramente conosci, di sì, bravissima. E iniziamo col programma importante sabato. Subito abbiamo un evento importante che è un seminario del quale magari Mauro parlerà in collaborazione con la Curia Vescovile. E al pomeriggio una cosa importante, papà e mamma che state ascoltando, tutti noi di Rai Yo-Yo della Melevisione faremo un grande accadimento alle 3:30 chiamato Adotto un diritto. Saremo tutti a raccontare delle storie intorno ai diritti dell'infanzia. Noi personaggi siamo un po' conosciuti, facciamo un momento di festa. E subito dopo, ecco che scatta il caratteristica sociale di quest'anno, abbiamo voluto portare in fiera tutti i bambini delle multietnie, che è una cosa molto bellina. Sì, abbiamo quasi 500 bambini di varie etnie, marocchini, senegalesi, eccetera, eccetera.
che fanno uno spettacolo bergamaschi, ma quelli ci sono già che fanno uno spettacolo per i bambini italiani, scambiandoci un regalo artistico, un momento di grande animazione della fiera. Il giorno dopo ci sarà un grande evento, sabato ci sarà un grande evento Disney, giusto Mauro? Per la prima volta Disney Italia arriva in una grande manifestazione e propone un seminario dedicato a raccontare storie, come diciamo stamattina, le major anche loro hanno capito il valore di raccontare le storie. Domenica mattina tutti davanti al Comune di Bergamo alle ore 9:30 per la grande biciclettata, anche tu non puoi mancare, ci sarò, cappellino Lilliput, bicicletta, e si fa un grande percorso molto carino attraverso l'arte in Bergamo, scoprendo un po' i monumenti, fotografando, e si arriva a Lilliput, un grande segnale di percorso. Subito dopo ci sarà la grande festa dei nonni, a cui noi siamo molto affezionati. Siccome il tema è stare insieme nella famiglia, i nonni sono necessari. Una figura importantissima. Determinante. Nella crescita di ogni bambino. E il grande spettacolo dell'albero azzurro. Ecco. Insomma, ricco. Un ricchissimo calendario. Un seminario. Mauro, mi puoi spiegare meglio, per favore? Sì, intanto la direzione nella quale andiamo è comunque quella della formazione. Formazione dedicata in modo particolare agli insegnanti. Quest'anno il grosso, diciamo il punto principale di appoggio sul mondo degli insegnanti lo facciamo con l'Ufficio Scolastico Pastorale, lo facciamo sull'insegnamento della religione cattolica, ma è diciamo un modo per raccontare attraverso le didattiche teatrali di Silvia Barbieri, che in questo momento sul territorio è senz'altro la persona più competente in questo fatto, raccontiamo un nuovo modo di insegnare la religione in questo caso, ma sicuramente anche la didattica in generale. Quindi sabato mattina gli insegnanti sono ospitati e faranno questo seminario che durerà tutta la mattina, con workshop e comunque con attività chiaramente anche di valorizzazione di lavoro proprio. Non solo, facciamo comunque ancora con la RAI, con il Diverti Inglese, gli workshop certo, dedicati agli insegnanti di lingua inglese, quindi gli insegnanti elementari che insegnano. Facciamo comunque anche attività convegnistiche. Giovedì mattina Claudio Gubitosi, che è il direttore di Gifoni Film Festival, è presente in fiera, incontrerà una rappresentanza di imprenditori locali e il tema verte sull'importanza per le aziende di investire in cultura. Quindi diciamo che sarà una chiave, ovviamente legata a Gifoni, ma sicuramente legata a Lilliput, del perché è necessario investire in cultura e perché le aziende devono trovare nella cultura comunque uno sfogo dal punto di vista proprio di immagine. Per quale motivo siamo ottimi partner per le aziende, per la visibilità delle aziende. Adesso siamo ormai in dirittura d'arrivo, ti chiedo, dov'è possibile trovare tutti i riferimenti di Lilliput e poi se vuoi lanciare un appello ai telespettatori di Video Bergamo? Su questo è più bravo Mauro, sui riferimenti tecnici, cioè, allora, i vari però. Siti. L'appello è, non potete non venire a Lilliput, perché è il posto dove si sta bene, dove si gioca e dove ci si diverte imparando. Allora, i riferimenti www.villaggioliliput.it, trovate online i programmi, tutti i contenuti, i palinsesti, quello che c'è da sapere c'è. Se volete dare un occhio anche www.villaggioliliputnapoli.it, se fra un mesetto circa andiamo a Napoli, a Città della Scienza, ovviamente non nel museo, ma abbiamo trovato una location alternativa e saremo là. Città della Scienza porterà a Lilliput Bergamo la didattica ed è la prima uscita dopo la distruzione del museo, importante. Seconda cosa importante, Lilliput a Napoli è il primo evento dopo, a partire dalla ricostruzione. Quindi saremo la prima cosa che Napoli farà dopo l'incendio. Quindi Bergamo abbraccia Napoli. Assolutamente. Grazie mille a Mauro e grazie mille anche a Orest per essere stati qui con me questa sera. E ringraziamo anche i gentili telespettatori di Video Bergamo per averci seguito. Io vi auguro una buona serata.